Ciao carissimi, finalmente è arrivato il cambio d'ora, c'è più luce per stare un po' fuori, l'aria si riscalda un attimino, ne approfitto per fare qualche ripresa qua in giro in città. È da un anno che sono qui a Cesena e con questo video vi faccio un riassunto delle idee che mi sono fatto di questo posto. Come per ogni città e paese che si trova in Romagna, i punti fermi sono sostanzialmente due: il lavoro ed il divertimento, ma di più il divertimento. Le persone sono accoglienti e se si ha qualche difficoltà per strada, anche una banalità, difficilmente un romagnolo tirerà dritto o guarderà l'altra parte. Ci sarà sempre qualcuno che ti chiederà se hai bisogno di aiuto. Vale la stessa cosa per l'integrazione: basta veramente poco tempo per essere invitato in qualche festino in giardino o qualche bevuta in qualche locale. Si capisce velocemente come l'apertura di questa popolazione derivi dalla cultura dell'ospitalità di tutta la Riviera. Appena le auto sono state alla portata di tanti, molto nord Italia, nel dopoguerra, è iniziato a spostarsi qui per fare vacanze d'estate. Ma allo stesso tempo anche gli esteri si sono avvicinati col passare degli anni. Di fondo c'è una nota casinista e sburona, come direbbero qui, che è quella nota che serve per fare i fenomeni. Non a caso vengono considerati i terroni del nord, e attenzione, sono siciliano, quindi non lo sto dicendo in maniera denigratoria. In generale, il 90% dei luoghi di interesse di questa regione li trovate sulla Via Emilia, cioè quella strada che esiste sin dall'epoca romana che collega Piacenza a Rimini. Cesena non fa eccezione. Il fiume su cui è stata costruita la città è il Savio, che dà il nome anche alla valle che attraversa. Trovandosi in Romagna, a una decina di chilometri dal mare, ma con alle spalle le colline, è un punto particolarmente buono per i ciclisti. Senza neanche accorgervene, in meno di 2 km vi trovate in un reticolo di strade secondarie immerse nel verde, tra saliscendi e fiumi e torrentelli, dove sono possibili infinite combinazioni per i giri in bici. Non a caso in questa zona si sviluppano i percorsi delle più famose gran fondo del panorama italiano. Ad esempio, quasi per intero si svolge qui il Romagna Challenge, che è un campionato che coinvolge più gare di bici. Ma soprattutto qui si corre la Nove Colli, che ogni anno vanta più di 10.000 partenti. Sul mare troviamo Cesenatico, Cervia e Milano Marittima, posti che sentite ogni anno nei vari TG di Ferragosto sicuramente. La storia di questa città supera i 5.000 anni. A prova di ciò ci sono i ritrovamenti di vari reperti storici appartenenti al Neolitico. Le popolazioni che si sono alternate sono quelle degli Umbri, Romani, Barbari, per poi entrare a far parte dello Stato Pontificio per molto tempo. Molto dello sviluppo iniziale deriva dalla presenza di una città più importante in epoca romana, che è Rimini, la quale ha trainato per lungo tempo l'economia del circondario. Nel 1400 la città di Cesena ha il momento di maggiore splendore sotto la signoria dei Malatesta. In questo periodo vengono costruiti i monumenti ad oggi più importanti, quali la Rocca e la Biblioteca. Agli inizi del 1500 diventa addirittura capitale del Ducato di Romagna. In concomitanza di ciò passa anche da qui Leonardo da Vinci, a cui viene affidato l'incarico di rinforzare le mura. Durante l'inverno i luoghi di interesse sono spostati verso il centro storico, a partire dalle mura dove si trova la barriera Cavour, attraversando i corsi dove si trovano teatro e cattedrale della città, per fine la Piazza del Popolo, che è la piazza simbolo della città, con al centro la Fontana Masini. La Rocca è il monumento più grande e importante della città. Nei secoli passati la residenza dei potenti della zona, oggi rimane un sito storico che accoglie in una delle torri interne una collezione di armature d'epoca. In estate viene usata anche per eventi ed è un punto fisso quando si deve mostrare la città a qualche forestiero di passaggio. Nonostante vi possa sembrare un luogo esclusivamente estivo e che campa di turismo, sono presenti dei colossi dell'economia che trovate a tavola ogni giorno. Avete presente i polli Amadori? Sono nati qui, a San Vittore, una frazione di Cesena. Ad oggi la Amadori ha decine di allevamenti in zona ed aziende a trasformazione. Avete presenti i piselli surgelati Orogel? E tutti i surgelati Orogel? Ecco, li fanno sempre qui, in degli stabilimenti impressionanti da quanto sono grandi. Avete presente la Technogym? Il gigante delle macchine per palestre? Sì, anche lui si trova qua a Cesena. La presenza delle università mantiene viva la zona anche d'inverno, tra locali notturni, bar e pub, mentre d'estate la fanno da padroni i chioschi di Piadine e di Crescioni. La città è famosa come la città dei tre papi, ma ci sono anche altri personaggi della zona, purtroppo defunti, tra cui Pantani, che in realtà non è proprio di Cesena, ma è di Cesenatico, però in pratica è qua ad un passo. E in più ho Raul Casadei, famosissimo cantautore romagnolo, quello che ha proprio scritto e poi cantato Romagna Mia. Ho citato quelli più famosi, ma se andiamo a scavare, a vedere nel dettaglio, c'è una lista che non finisce più. Bene, questo è più o meno tutto quello che ho, diciamo, visto, guardato, studiato, cercato, fatto qualche approfondimento giusto per non dirvi le solite quattro banalità. È una cittadina carina che vi consiglio di visitare se siete qua vicino, sicuramente ne vale la pena, e anche per viverci è una delle migliori città per qualità della vita in Italia, quindi sicuramente
è un posto dove anche pensare di venire a starci, ovviamente bisogna lavorare qui, bisogna che si creino le condizioni, però è da considerare. Con questo io chiudo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!